Qualificazione Russia 2018, Gruppo I, Croazia-Islanda per allungare, scontro diretto Turchia-Ucraina. 4 di testa, spezzate equamente in coppie, Islanda e Croazia a guidare a 13, Ucraina e Turchia a sfidarsi ed inseguire a 11. Semplice tirare le somme del gruppo e di qualificazione a Russia 2018, un po' meno potrebbe diventarlo questa sera dopo lo scontro diretto tra le inseguitrici, chi vince può sperare, chi perde potrebbe non avere tempo per recuperare. 1800 Finlandia, Islanda. Sfida del freddo che può valere tantissimo per l'Islanda, visto che i padroni di casa sono ancora fermi a un solo punto. Che voglia di foga per Sigurdsson e compagni, che si presentano al gran completo per affrontare un match piuttosto agevole per loro, non avendo nemmeno l'insidia climatica a cui adattarsi. I padroni di casa hanno pareggiato tra le mura amiche soltanto con il Kosovo, ma all'andata, a Reykjavik, hanno fatto sudare 7 camicie agli uomini di Algrimsson, salvatisi solo nel finale con un gol di Ragnar Sigurdsson, fu 3-2. 45 Croazia, Kosovo. Ante Kačik ritrova la propria squadra al gran completo per l'appuntamento interno contro il Kosovo, match sulla carta a senso unico, come già accaduta all'andata, come testimonia lo 0-6 finale, ma con tutte le premesse da rispettare, le fiamme vengono da un passo falso con l'Islanda, con annesso aggancio in testa al girone in un equilibrio precario. Il 4-2-3-1 iperoffensivo della Croazia dovrà cercare di sfondare il muro di Bunjaku e dei suoi, che dovrebbero piazzarsi con il solido 5-4-1. 45 Ucraina, Turchia. La prima di Mircea Lucescu sulla panchina della nazionale turca è immediatamente un test chiave per le ambizioni dei suoi, in Ucraina è un match da dentro o fuori. Chi sbaglia rischia di dover salutare il treno per il primo e per il secondo posto. Batteria di giovani, un all-rounder per il tecnico rumeno, che non rinuncia nemmeno ad Arda Turan e Dilmaz, i veterani. Spazio anche per Emre Shevchenko, dall'altra parte, conta su tutti i suoi uomini ad eccezione di Selezniov in attacco, possibile giochi Kravets, ma attenzione alle sorprese tattiche, come la posizione di Yarmolenko e Konoplyanka.